tempo in cui Gerusalemme è visitata è oggi. Gerusalemme è la città del Gran Re, è la dimora che Dio ha scelto, conquistata da Davide, città antichissima, Gerusalemme, città della pace, che è però teatro di guerra da sempre, anche oggi. Quando andate a Gerusalemme vi renderete conto che è un paese in guerra. Gerusalemme è uno stato continuo di assedio e di difesa, un castigo. No, non è un castigo, sappiamo che non è un castigo, è la conseguenza. Come sempre, di fronte ai nostri atti liberi, Dio non tocca nulla, non impone, ma poi ci sono delle conseguenze, ogni gesto, ogni parola seguono delle conseguenze. La conseguenza del non accogliere, non riconoscere la visita del Signore, non riconoscere la via della pace, il cammino della pace, il cammino di Cristo, l'esito è la guerra, l'instabilità, la nevrosi, il doversi sempre difendere. Gerusalemme di oggi è una parola di Dio per noi, per la nostra comunità. Gerusalemme è l'immagine della Chiesa, la sposa dell'Apocalisse. In Gerusalemme non si finirebbe mai di parlare. Gerusalemme è cantata da tutti i profeti come una città bellissima, come è vero. La nuova Gerusalemme è la Chiesa, è immagine della Gerusalemme celeste. Ma tutto questo che descrive te, descrive la Chiesa, ma descrive te, insomma, di Gerusalemme, quando siamo lì un pochino nervosi, che non ci piacciamo, che ci abbiamo cominciato con i complessi, eccetera, cominciamo a leggere la descrizione di Gerusalemme e ti rispecchi lì, cioè, perché Gerusalemme, tu sei parte di Gerusalemme, io sono parte di Gerusalemme. L'amore infinito che Dio ha per Gerusalemme, il Tempio, il Santo dei Santi, il cuore. Ma la cosa più importante è la libertà, per cui oggi tu ed io possiamo riconoscere o non riconoscere la visita del Signore. L'amore, l'amore, e Cristo piange, piange per te, piange per me. Guardate, è fortissimo questo, come tanti profeti, il pianto di Cristo per la frustrazione, per così dire, del suo amore, questo fiume immenso che oggi parte, non riesce ad arrivare a te perché magari c'è lì un ponte levatoio che tu hai creato su, perché tu preferisci, io preferisco il mio schema, la mia idea, il mio progetto, su di me, sui miei figli, sulla mia vita. Non accetto che Dio mi ami così, mi deve amare come dico io. In fondo è questo, la via della pace, il cammino della pace, la storia della mia vita, non mi piace. Per me la pace è un'altra cosa. Non deve passare per quel problema, non deve passare per quella precarietà. L'idea che io ho di pace è l'idea del mondo, infatti il Signore dirà, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la del mondo. Il mondo vuole la pace dove i vincitori mettono sotto i vinti e poi c'è un gran bel sofà dove si può consumare in pace, dove ci riempiamo costantemente lo stomaco con cose che ci inducono a comprare e sempre più a consumare. Assenza di conflitti, assenza di problemi. Il paradiso su questa terra non esiste, esiste l'anticipo del paradiso in mezzo alle bombe. E questo è ben diverso, è avere la certezza che Cristo mi visita ogni giorno, che Cristo viene a visitarmi forse anche con una malattia, forse mi viene a visitare con questo sguardo duro della persona dalla quale magari mi aspettavo un consiglio, mi aspettavo un pochino di consolazione, magari non le trovo. Signore mi visita perché? Perché vuole che io e te conosciamo Lui e che Lui ci basti, che veramente possiamo vivere come Gerusalemme, fondata sulla parola, fondata sull'amore di Dio. Questa è l'unica volontà di Dio per te e per me oggi. Se io e te rifiutiamo questo, vivremo costantemente sotto assedio, nel senso che costantemente ci sentiremo in pericolo. Come dice la parola, la fine del mondo o qualsiasi situazione arriverà a noi come un ladro, inaspettato, no? Ma se viviamo oggi come una sposa di Cristo, attendiamo il suo ritorno. Una sposa innamorata, ti preoccupi se ritarda, l'aspetti, e non c'è evento, non c'è aspetto della nostra vita dove Lui non ci visiti con la sua pace. Cristo risorto dice, pace a voi, pace a te.
tranquillo, ma io ho un sacco di problemi. Io ho vinto il mondo, i tuoi problemi stanno nelle mie mani, i tuoi problemi stanno nelle mie mani, entra con me, io ho vinto la morte, figurati se non vinco quel problema, ma devi entrare con me. Vuoi entrare da solo? Io ti lascio libero, ma soffrirai tanto. E questo è il pianto di Cristo. Cristo tante volte piange per me, piange per te. Pensa quanto ti ama. Piange perché vede come il padre vede il figlio prodigo che è ostinato nel voler fare la propria volontà, non lasciarsi visitare, raggiungere da questo fiume di amore e di misericordia che sconvolge molte volte i nostri piani, ma per un bene maggiore di quello effimero che magari noi abbiamo davanti, che pensiamo che sia la cosa più importante di questo mondo, e non lo è. Oggi il Signore è lì, guarda, è lì accanto a te, accucciato davanti a te come davanti a me, come stava quel giorno davanti a Gerusalemme, ti guarda, dice che bella, guarda, Gerusalemme, era un ebreo lui, quindi c'aveva emozione nel vedere Gerusalemme. Gli ebrei ancora oggi che salgono per le feste in pellegrinaggio, cantano moltissimi salmi, sono salmi delle ascese, cioè il pellegrinaggio a Gerusalemme. Gerusalemme era la meta, nessun ebreo poteva esimersi di andare almeno una volta a Gerusalemme nella sua vita, era proprio il massimo, lì tocchi il cielo, c'era la roccia di Abramo. Il Signore la vede già distrutta a causa della propria ostinazione, della propria chiusura. Ma piange oggi, se vede in te e in me un cuore chiuso, ostinato, piange. Pensa quanto ti amo. Io oggi, questo giorno, io l'ho pensato bellissimo per te. Prego, fatti amare. Ti prego, aprimi, colomba mia, aprimi. Non rimanere chiuso nelle tue paure, nelle tue angosce, nei tuoi progetti. Apri. Le sue lacrime oggi hanno il potere di aprire il tuo cuore, come l'acqua che va sul ferro e ha il potere di aprire un buco sul ferro. Le lacrime di Cristo oggi possono aprire questo ferro che sbarra il nostro cuore. Lasciamoci invadere da questa purificazione di queste acque del battesimo che scaturiscono tra gli occhi di Cristo, che ci guardano con un amore infinito per accogliere e custodire in noi la pace di colui che ci ama e ha vinto la morte per noi e apre una via di pace in mezzo a tante difficoltà, tante sofferenze che ci assediano. Riconosciamo il tempo, il kairos, il tempo favorevole oggi, adesso, nel quale il Signore ci visita per condurci con Lui verso il cielo.